Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di UVI Falcon, un nuovissimo sintetizzatore VST e audio unit che sposa la filosofia dei nuovi sintetizzatori ibridi, per cui sintetizzatori che contengono al loro interno strutture analogiche basate su wavetable e sintesi FM. Oltre ovviamente a tutti gli altri tipi di effetti ed arpeggiatori che normalmente vengono adesso introdotti nei sintetizzatori Instruments. UVI Falcon viene fornito già di serie con tantissimi preset di eccellente fattura rispetto alla concorrenza. Possiamo trovare infatti sintetizzatori e patch già animate, arpeggiati, bassi, strumenti percussivi, accordi, suoni distorti, sintesi granulare, tastiere, leads, organo, pad, plaque, strumenti polifonici, sezioni ritmiche, effetti speciali, droni, eccetera eccetera. Vediamo però nel dettaglio come funziona l'interfaccia di Falcon. Non dissimile da quelle già proposte anche da Native Instruments, nella sezione laterale possiamo caricare le patch di Falcon in questo caso. Possedendo altri strumenti UVI li troveremo in questa lista qui a destra. Clicchiamo su Falcon e possiamo già navigare all'interno delle sue patches. Proseguendo sempre nella parte sinistra troveremo la sezione Tree, dove troveremo una sorta di sommario delle automazioni e delle sezioni del mixer che vedremo aggiunte successivamente e che potremo quindi utilizzare in maniera rapida e semplice. Nella sezione List troveremo, in questo caso non ci sono ancora, tutte le sezioni riguardanti la patch che abbiamo creato o caricato. Proseguiamo ora nella sezione centrale dell'Instruments, dove avremo appunto una tastiera nel basso, una finestra di info in questo caso centrale, da cui poi potremo editare il suono, gli effetti, gli eventi e le varie mods. Rimanendo sempre nella sezione alta troviamo la funzione Mixer, dove potremo utilizzare appunto i vari Instruments caricati dentro Falcon, quindi missarli, utilizzare gli effetti di riverbero, delay eccetera eccetera e caricarli direttamente nel suo mixer interno. Vi ricordo che possiamo disporre addirittura fino a 17 out separati. Le finestre possono essere contratte e nascoste in questo modo. Il tempo in questo caso è sincronizzato con la DAW, avremo quindi la possibilità di mandare in play le patch o fermarle nel caso delle patch ritmiche. La sezione destra è simile, molto simile a quella di Studio One, per cui troveremo il modo di navigare attraverso le patch, cercarle nel caso avessimo in mente quali fossero. La sezione dei samples, dove caricheremo sia le forme d'onda per il nostro sintetizzatore, lo vedremo dopo, sia i campioni da poter utilizzare all'interno della patch. La sezione effetti, dove possiamo caricare gli effetti sia nella patch sia all'interno del mixer. La sezione MFX, una sezione che ci mostra le varie tipologie di arpeggiatori, di chords, di linee già suonate e intonazioni adatte ad alcuni generi musicali in particolare. Vi ricordo inoltre che l'intonazione generale del synth è data da questo potenziometro in alto. L'ultima sezione è quella relativa ai filtri che potremmo associare ad ogni singola patch o a ogni singolo controller delle patch, lo vedremo in seguito. Torniamo nel nostro browser e carichiamo uno strumento dalle sue patch. Scendiamo nella sezione ritmica e selezioniamo in questo caso Octavoto Plaque. Trasciniamolo nel display a sinistra e vedremo appunto la finestra di info già caricata del sound. Abbassiamo un po', suoniamolo sulla tastiera. Ovviamente questa finestra contiene anche delle macro, per cui possiamo in questo caso utilizzare il cutoff direttamente da qui. La risonanza. Diventerà semplice programmarlo all'interno della DAW, perché poi aggiungendo una traccia di programmazione e scendendo, in questo caso in Studio One, in aggiungi, nella sezione Instruments troviamo l'istanza di Falcon e i suoi comandi contenuti all'interno, che possiamo tranquillamente associare direttamente alla DAW cliccando su Add. Ma questo l'abbiamo già visto in un tutorial sulla programmazione MIDI. Con il pulsante Alt e cliccando i comandi tornano a zero. Andiamo nella finestra di Edit ed analizziamo la costruzione di questo sintetizzatore. Quindi abbiamo una sezione Layers, la sezione Key Groups, che contiene al suo interno il filtro, in questo caso un filtro analogico. Possiamo programmare in questo modo ed è influenzato dal gain.
L'oscillatore in questo caso è quello qui sotto che vediamo, un wavetable. Scendiamo sotto e diamo un'occhiata all'oscillatore. In questo caso stiamo utilizzando un oscillatore wavetable, ma possiamo ovviamente anche modificarlo ed aggiungerne altri. La sezione LFO in basso ci mostra il tipo di forma d'onda, dove possiamo poi comunque intervenire. Continuiamo la nostra esplorazione degli effetti che sono già stati inseriti in questa patch. Troviamo uno shelf, un exciter, un dual delay, un maximizer. Possiamo comprimere ancora un po'. Sotto abbiamo una bellissima rappresentazione della compressione del maximizer e dell'identificazione dei picchi. Possiamo eventualmente caricare o salvare il preset di ogni singolo effetto. Nella sezione mixer troviamo appunto il nostro plugin che sta suonando. Possiamo aggiungere ovviamente negli aux degli effetti, in questo caso ho inserito uno spark verb, e possiamo utilizzare la mandata per accenderlo, come se fosse appunto un mixer reale. Sempre in questa sezione, per esempio nel master, possiamo aggiungere altri tipi di effetti già contenuti all'interno, ad esempio un equalizzatore. Modificare ulteriormente il suono. Ed aggiungerne altri. Ad esempio, possiamo andare su una dinamica, compressore. Schiacciamo il suono. Recuperiamo il gain perduto. In questo caso possiamo appunto crearci un nostro mix all'interno della patch. Dopodiché, una volta caricati più strumenti, troveremo qui la possibilità nella sezione performance di regolarci il range key, quindi ad esempio nelle situazioni live in cui vogliamo che alcune sezioni della tastiera abbiano delle patch dedicate, ad esempio, o un velocity range, dove poter far intervenire la patch in base al tipo di velocity che noi stiamo utilizzando. Ovviamente UVI Falcon non è soltanto un instruments player. Possiamo quindi creare i nostri sintetizzatori con le nostre patch, salvarle e riutilizzarle all'interno di altri brani. Vediamo come procedere nella costruzione di una patch. Cancelliamo quella caricata e ne creiamo una nuova completamente vuota, che si chiamerà Empty. Per prima cosa dovremo creare quindi un oscillatore. Andiamo direttamente nella finestra dei samples e selezioniamo o uno di quelli all'interno della nostra categoria. Aprendo la finestra di mapping, trasciniamo dentro i nostri oscillatori. Tenendo premuto e quindi spostando il mouse in basso, avremo modo di stringere il range relativo al samples oppure allargarlo fino a coprire tutta la tastiera. In questo caso, eccolo, possiamo suonare il nostro oscillatore, aumentarne le voci. Cambiare la forma d'onda. E quindi iniziare a costruire il nostro sintetizzatore attraverso le forme d'onda disponibili. Ovviamente, sempre all'interno della sezione oscillatore, possiamo lavorare sulla spazialità del suono, quindi rendere già l'oscillatore più stereofonico rispetto alla sezione monofonica, modificare il punto di attacco della forma d'onda. Nella sezione K-Groups possiamo
lavorare sul gain e aggiungere effetti a questo nostro sintetizzatore. Partiamo ad esempio con un effetto di distorsione, drive, che possiamo aumentare direttamente in base al gain che noi inseriamo nel gruppo. A questo tipo di controller possiamo aggiungere delle modulazioni, ad esempio un LFO, lo spostiamo e lo draghiamo direttamente sul controller del drive. Avremo qui sotto, in base alla frequenza, poi la possibilità di far lavorare l'LFO. Ovviamente sincronizzato con il metronomo, quindi deciderne anche il gain. Vediamo come utilizzarlo all'interno delle nostre song. Ho creato un arrangiamento stile 80s e ho introdotto i synth di Falcon. I suoni possono ovviamente essere poi editati e programmati. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto nei miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, dove tutti gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice e professionale. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!